Perfetto ragazzi e ragazze, partiamo subito con un altro gameplay su Dragon Quest Heroes. Io ragazzi, vi dico la verità, non vedo l'ora che arrivi anche il secondo capitolo da noi, perché lo aspetto veramente come il pane. Comunque, possiamo andare avanti con la storia, diciamo. Troviamo la storia, ecco, la storia è qui ragazzi. Scusate, ma stavo sbagliando. Perfetto, ci siamo. E ora speriamo che non sia molto complicata da fare, oppure molto difficile, perché secondo me ci stiamo avvicinando alla fase finale del gioco. Da una parte diciamo che è una cosa buona, dall'altra sinceramente mi dispiace perché andremo a chiudere questa serie. Comunque, ok, sto leggendo ragazzi, tranquilli. Ok, perfetto, così ragazzi, va bene così. Speriamo non sia veramente complicata qui la missione, perché inizio a vedere delle cose un po' strane. Ok. Perfetto ragazzi, ora ci divertiamo per modo di dire adesso, perché vabbè, se si parte subito con questo ragazzi, io ho potenziato un po' i miei personaggi, l'ho potenziato e si vede, guardate sotto lì, di quanto diciamo si è allungata la barra per raccogliere le medaglie, quindi insomma avete capito che qualcosa in più ho implementato, insomma. Però il problema adesso qui è... il problema è uno ragazzi, e c'è un problema che è... qui ci fanno il culo secondo me, perché questi qui picchiano in maniera veramente micidiale, sì, eh sì. E andiamo. Vediamo un po' se possiamo fargli un po' il culo a questi, perché comunque ragazzi, voglio dirvi... Vedete qui quante pietre per riprendere l'energia ho, ragazzi. Facendo le missioni secondarie poi si ottengono dei bonus. E là, sono stato addirittura avvelenato, ma dai! Ma non ci credo, vediamo un po' qui se c'è qualche piantina, no, Ah, ecco qui, beh, per fortuna c'è. Allora, il problema adesso, ragazzi, è che qui scendono... devo chiudere il portale, ecco, questo è... il dilemma, vedete, devo andare qui, chiudere questo portale, poi magari salire e chiudere l'altro. E inizia a diventare veramente complicata. Guardate il guardiavarco qui, cos'è? Guardate che esemplare. No, vabbè, ragazzi, come si fa? Ma come si fa? Bisogna veramente cercare di fare, insomma. Non so se magari sarebbe stato meglio se mi sarei potenziato un po', però io devo riportare un gameplay qui sul canale, perché giustamente è da molto tempo che ho trascurato questo gioco. Però ragazzi, tanto il secondo capitolo non si sa nemmeno quando arriverà da noi, e secondo me, tranquilli, che non arriverà nel 2016 oppure fine 2016. Per il momento non è stata annunciata ancora una data di rilascio per l'Occidente, quindi non so veramente cosa dirvi. Allora, io adesso lì, giustamente si è aperto un altro barco. Il problema, ragazzi, c'è un problema che io qui devo difendere. Ecco qui, devo difendere qui. Quindi adesso sparo qui la super, perché? Perché mi fa veramente aiuto qui, ragazzi. Cosa devo fare io? Mi serve la super, in modo che insomma, ai ai ai, vabbè, ho sbagliato e vabbè, fa nulla, vediamo un po' se riesco a togliere un po' di... ho fatto un po' di danno e non ho colpito quello che avrei dovuto colpire, va bene.
Ullala, un'altra medaglia, ragazzi, che mi mancava. Ottimo, ottimo così. Le medaglie mi piacciono, quindi... Allora, vediamo un po' innanzitutto. Ok. Facciamoci un po' aiutare qui da qualcuno, visto che... Ok, ho ripreso un po' una barra di energia, tanto i soldi per acquistarle, insomma, ci stavano, quindi ho detto perché no? Perché non fare il pieno, quindi... E insomma, va bene in questo modo. Ora, il problema qui è che io dovrei lasciar scoperto... come si dice, ragazzi? Vabbè... Dobbiamo andare più in alto, dobbiamo chiudere quell'altro varco. No, vabbè, un bordello, ragazzi. Vedete perché questo gioco è complicato? Poi dicono che sono facili. No, aspetta, ma scherziamo. No, io mi occupo del guardavarco qui, perché, ragazzi... Qui ora l'importante sta nel chiudere il varco nel tempo stabilito, perché io qui da come la vedo... cos'è successo? Ai ai ai. Ma ok, riparto da qui. Eh sì, riparto da qui, ma il problema... Ecco qua un'altra medaglia, ragazzi. Ottimo. E vabbè, sto raccogliendo medaglie che mi servono, quindi... Sono comunque soddisfatto di questo. Il problema è che secondo me, ragazzi, io qui mi sarei dovuto potenziare di più. Spero di riuscire a fare questa missione, ecco, spero veramente. Ullala, è andata bene. È andata bene, diciamo. Diciamo che da una parte è andata bene. Attacco aumentato e sono ben contento di questo, quindi... Ullala, ragazzi, l'ultima ondata e andiamo. Il problema adesso è che se io vado qui, come raggiungo? Capito, ragazzi, qual è il problema? Ah no, ho capito, bisogna fare. No, però non puoi mettermi di fare questi giri così assurdi per farmi perdere tempo, dai. E questo? E questo io non l'ho mai incontrato, ragazzi, quindi ora vorrei distruggerlo con la speranza di, non so, di raccogliere la medaglia. Il problema è che qui ora mi scendono ad abbattere il muro lì, quindi io dovrei tornare indietro. Ragazzi, io torno dietro, questo qui lo lascio a voi, pensateci voi. No, io vado dietro, ragazzi, sennò qui perdiamo la missione, ve lo dico. Allora, posso scendere da qui? Ok, vai, andiamo. Devo tornare dietro. Dobbiamo proteggere lì, ragazzi. C'è poco da fare, c'è poco da dire. Vai, scendiamo. Che bordello. Ma qui c'è un forziere. Cosa faccio ora, ragazzi? Io? Ragazzi, io rischio di perdere qui la missione, ma il forziere... Sapete che per me è fondamentale. Molto fondamentale. Dai, su. Dai, che qui ora si ricarica anche la super e facciamo danno. E facciamo danno. Tanto questa è l'ultima ondata, quindi credo che non avremo problemi, insomma, nel fare quello che c'è da fare, insomma, ecco. Per quanto riguarda l'energia, sono pieno, quindi... Cioè, posso riprenderne dove e quanto voglio, quindi il problema lì non si pone, insomma. Vediamo qui tutti i nemici da abbattere, che ora qui la cosa difficile è questa, ragazzi. Arrivano tutti da questa parte... Che bordello, ragazzi, che bordello. Guardate questo. Guardate questo. No, vabbè, così non va bene. Così non va affatto bene, Ciccio, eh. Così non va affatto bene, no. Non va affatto... Ah, continui. Ah, ma insisti. E ora facciamo la super, allora. Ora facciamo la super e poi ne riparleremo più avanti, visto che tu credi che puoi comandare qui vicino al mio territorio, quindi... Ora vediamo se come dici tu oppure come dice Brado. Scusami, Ciccio, ma vai, andiamo. Che bella spada che ho, ragazzi. Avete visto che bella spada? Ho una spada veramente cattiva, bella accattivante, che fa molto danno. E andiamo così. Ah, senti che musica, Ciccio. Urala, raccogliamo qui la medaglia. Eh sì, vai. Questo qui può esserci d'aiuto, ragazzi. Io, figuratevi, l'avrei buttato anche nel fiume, ma in questo caso c'è molto d'aiuto, quindi, insomma, voglio dire... Ullala, ma quanti ne arrivano?
Quanti ne arrivano di questi balordi, ragazzi? Quanti? Ah, ullala, vai. E vai, ripristino un po' di energia perché ora il gioco inizia a farsi un pochettino più accattivante sotto tutti i punti di vista. Comunque i mostri iniziano a fuggire. Ma no, adesso che mi sto divertendo, scusa. E no, non puoi togliermi il divertimento adesso. Dai, mi sto divertendo. E no. Ok ragazzi, sto leggendo, tranquilli. Ok, perfetto, perfetto, così. Missione conclusa, speriamo, non credo ci sblocchi un trofeo perché l'avrebbe già fatto, credo, poi magari sbaglio, staremo a vedere. Già intanto sono fiero che sono riuscito a fare la missione senza perdere, ecco, quindi sono contento di questo, insomma. Ok. Quindi si conclude qui? Va bene. Se dici che si conclude qui, io non so, magari se ho missioni, non saprei, vediamo un po'. No, sono ancora in corso, quindi non ho completato nessuna missione secondaria. Ragazzi, non so se a questo punto magari vediamo un po' cosa succede. Innanzitutto riprendo altre due di queste perché giustamente, ragazzi, ne vale veramente la pena portare il carico pieno, ne vale veramente la pena. Datemi retta, ragazzi, perché abbiamo, diciamo, una quantità di riuscita in più con la missione, ecco, quindi insomma. Perfetto, perfetto così. Ne prendiamo un'altra senza problemi, tanto i soldi, le monete ci sono. E vediamo un po' cosa succede qui nella mappa del mondo. Se compare qualcosa, ci chiede di fare qualcosa, non lo so. Ragazzi, abbiamo un altro gameplay, vediamo un po' cosa fa questo. Vai. Affrontiamo questa sfida, andiamo. Oggi vi faccio un super gameplay anche di Dragon Quest. Va, vi accontento perché vi voglio bene, va bene? E andiamo così, ragazzi, andiamo alla grande. Ok, vediamo un po'. Speriamo che non sia un bordello come prima. Cos'è questo? Già parte un gigante qui. Vabbè, cosa gli racconto a questo? Ma che scherziamo? Vabbè, questo qui ci fa il culo, ragazzi, Vabbè, datemi una mano perché questo qui, ragazzi, non è che posso affrontarlo io da solo così, come se niente fosse, insomma. No, no, vabbè, dai. Datemi una mano, vi prego, cioè venite pagati apposta perché io li pago, ragazzi, e gli compro i tramezzini, queste cose qui, insomma. Vediamo un po' se mi danno una mano questi brutti balordi. Che super gameplay vi fa oggi Brado, ragazzi. Vi faccio un super gameplay, ma di quelli veramente potenti, vai. Sentite qui, dai, che stiamo vincendo noi. Vinceremo noi. Ok, vai. Niente. Ulala, ragazzi, vabbè, qui l'abbiamo veramente distrutto, ma senza troppi problemi, devo dire. Veramente senza troppi problemi, quindi. Ok, c'è qualcos'altro che devo raccogliere qui? Ma sì, dai, ci fa comodo. Ora che facciamo? Ah, quindi saranno quasi tutte boss fight qui, va bene, una sfida, giustamente. Però, ragazzi, dai, secondo me possiamo farcela. Secondo me abbiamo... Ecco, aspetta, ho parlato un po' troppo presto. Quattro di questi fanno un po' male.
fanno abbastanza male, però ho tutte le carte in regola per vincere la battaglia, quindi di fare anche questa missione senza problemi. A uno è andato direttamente giù, perfetto, veramente bellissimo ragazzi, è andato giù. La la, ti sto facendo male? Ti stiamo facendo male, ma senti un po' di dolore? Senti un po' di dolore, ciccio bello, ma mi dispiace, non è che... Io ti voglio bene, mi dispiace molto, però sai, devo vincere la battaglia, quindi devo farti il culo, insomma. No, dai, torna in vita, ciccio. Mi buttano giù, mi buttano giù qui. Ullala, ragazzi, gli facciamo il culo, ora gli facciamo il culo, Gli facciamo veramente il culo, vai, facciamo il culo a tutti, andiamo. E la calma. Ecco, la cosa buona è che qui ripristina energia ogni zona più... Ah no, solo energia questa volta, va bene. Avrei preferito anche un po' di attacco magico, ma vabbè. Sì, cosa ti racconto a questo? Questo qui lo vedo abbastanza accattivante, insomma, Lo vedo abbastanza accattivante, ma sinceramente sono abbastanza potenziato da come vedo, quindi... Non ho tutto questo timore, diciamo, di questo esemplare. Se permettete, ragazzi, io la super, diciamo, me la tengo da parte per l'ultima zona lì. Ecco, vedete, perché lì ora c'è un ultimo boss, credo, che sia quello principale per chiudere la sfida. Poi magari posso anche sbagliare, perché giustamente è la prima volta che arrivo in questa zona. Maremma cinghiala, maremma cinghiala. Vabbè, qui ora facciamo la super, poi chi arriva arriva, ragazzi, che vi devo dire. Ho visto due di questi, ho detto devo farla e basta, ecco qua. Guardate lì che barra d'energia che si ritrova, dai, no. Sono stato costretto a farla, ragazzi, vi chiedo scusa. Vai, vediamo un po' se riesco a colpirlo, perché ho perso un po' l'orientamento, non credo che lo becco. E invece è andata bene, ragazzi. Ok, vai. Ragazzi, datemi una mano, dai che manca poco. Dai che manca poco, siamo belli che potenziati. Siamo anche molto belli, quindi ce lo possiamo permettere di fargli il culo. Ma che bello, ma che bello. Calma, calma. Vabbè, allora. No, sono morto, ma dai. No, non ci avevo fatto caso che stavo perdendo energia. Cioè, sto pieno, ragazzi, quindi... problema non si pone. Ok, eccomi qui tranquilli. Sono tornato più forte che mai. E ora gli facciamo il culo, ragazzi, è andato. Speriamo che non esce più nessuno, perché ho usato la super, quindi ora bisogna sperare che non arrivi nessuno. Speriamo che non arrivi nessuno, perché qui altrimenti... Ullala, questa musichetta mi mette allegria. Missione compiuta. Mi dà un trofeo, per favore, dai. Ragazzi, ho fatto anche un super gameplay, È vero che per qualche giorno ho tralasciato questo titolo, però devo livellare qui, devo livellare su altri giochi, quindi vi chiedo un po' di clemenza nei miei confronti, perché è solo questo il motivo che magari ci metto un po' di tempo, ragazzi. Sono lavorati questi giochi, non è che si ottengono e si fanno così, insomma, in 448, ok, non ho fatto nessuna missione secondaria. Allora, ragazzi, io a questo punto salverei la partita e vi do, come si dice, si può andare, perché comunque il gameplay si conclude qui. È stato un bel gameplay, devo dire che è stato veramente un bel gameplay, ragazzi, quindi dai, possiamo essere soddisfatti, perché in due gameplay, cioè in due missioni, sono riuscito a rimanere vivo, quindi sono già
comunque è soddisfazioni. Va bene, quindi il vostro Diablotex vi saluta qui e ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, alla prossima ragazzi.